Io sono molto convinto degli atteggiamenti di Giambattista Vico per quanto riguarda il ruolo del pensiero come parte della corporalità, no? E quindi anche il fatto che quando mangiamo, per esempio, è un atto ovviamente molto materiale che ha anche dei lati concettuali. Quindi per motivi analitici possiamo fare questa distinzione, ma sono aspetti di una sola cosa, no? La materialità, per esempio, delle parole, no? Secondo le teorie di John Austin, che parla degli effetti della lingua nel mondo vissuto, lui ci ha fatto capire, che i simboli, le lingue, tutte le cose che vengono considerate immateriali, nel senso che influiscono sulla nostra vita materiale, hanno anche una certa materialità. Quindi separare il patrimonio materiale da quello immateriale e consegnare l'alimentazione a un lato o all'altro non ha senso, perché l'alimentazione è tutte e due cose, come tutte le cose, no? Se noi proviamo a separare certe cose e dire che queste cose sono il nostro patrimonio, le separiamo anche dal loro contesto sociale. Prendiamo, per esempio, che siamo qui per discutere, cioè quello dell'alimentazione. Se decidiamo che certe pietanze sono autentiche, sono originali, appartengono a una certa cultura, in quel momento facciamo esattamente quello che fanno gli archeologi quando scavano, cioè ogni archeologo sa benissimo che scavando anche distrugge. No, è inevitabile, perché se tu scavi, per esempio, un reperto romano, distruggi tutto quello che è al di là di quel reperto per arrivare poi al punto di vederlo in tutta la sua perfezione, e tu distruggi anche molto spesso il contesto contemporaneo di quel reperto. Quindi tutti gli antropologi lo sanno, gli archeologi lo sanno, riproducono molto spesso certe procedure metodologiche per provare ad evitare le conseguenze di questo fatto, però lo riconoscono. E nella stessa maniera, io credo che chi prova a individuare certe parti di una gastronomia, di una tradizione gastronomica come patrimonio e ignorare le altre parti, alla fine portano al distruggere quelle altre parti, perché vengono considerate non autentiche. Ma cosa vuol dire autentico? Questa parola è una parola molto molto pericolosa, non solo perché esclude certe cose, ma anche perché è molto legata al potere. Chi ha il potere di decidere cosa è autentico e cosa non lo è una questione che ha a che fare con la gestione del potere. E quindi accettare l'idea dell'autenticità come se fosse una cosa naturale, ben definita, eccetera, eccetera, che ovviamente è anche la logica alla base, no, della patrimonializzazione, su cui mi hai chiesto un momento, ci porta a una situazione in cui abbiamo già fatto una certa scelta, abbiamo già escluso diversi fenomeni culturali e soprattutto abbiamo divorziato il fenomeno dell'alimentazione dal suo contesto sociale, e questo io da antropologo non posso accettare, perché per me nemmeno la cultura non è una cosa. Parlando di culture, per esempio, secondo me è un errore, risale a una vecchia antropologia che è stata imitata soprattutto dai nazionalismi dell'Ottocento e del Novecento, e
Alla stessa maniera, quando parliamo del patrimonio di una certa nazione, per esempio, ignoriamo soprattutto i rapporti di scambio tra quella zona ed altre zone, fissiamo i confini, è come se vedessimo tutto questo come se fosse un territorio e non un flusso in cui la creatività culturale della gente produce sempre nuove varianti, per esempio nuove pietanze, eccetera, eccetera. Quindi quando parliamo dell'alimentazione come se fosse una sorta di patrimonio, io non ho obiezione ovviamente all'idea di provare a conservare certe pietanze che altrimenti verrebbero dimenticate, però il problema è che facendo così creiamo una sorta di museo, e un museo non è un posto vivente, è la tomba della cultura, è il posto in cui la cultura viene reificata e quindi assolutamente divorziata dal flusso che la definisce per tutte le società del mondo. E così ci siamo intrappolati dalla logica degli stati nazionali, da cui poi l'UNESCO, appunto, perché questo è anche un fatto storico, l'UNESCO non può essere mai più, diciamo, della somma delle nazioni che la costituiscono, no? E quindi l'UNESCO segue sempre anche la logica burocratica degli stati nazionali. Quindi se gli stati nazionali abbiano deciso che il cibo sia un esempio del patrimonio immateriale, rimane così, non si discute più. E il problema è che mentre ci sono persone anche della burocrazia dell'UNESCO che hanno espresso i loro dubbi su questi fenomeni, questi modi di pensare, sono così radicati nella pratica burocratica degli stati nazionali che in effetti è quasi impossibile cambiare la modalità di analisi e di presentazione. Quindi finiamo con una serie di liste, no, di listine di cibi considerati autentici come patrimonio, e ignoriamo tutti i processi complessi che invece producono anche, per esempio, i cibi ibridi. Ti posso dare un esempio molto chiaro. Sai che a Roma gran parte dei cuochi romani non sono romani, sono bangladeshi per lo più. Provano a riprodurre quello che dicono loro di essere i veri piatti romani, e gran parte di loro non riescono a farlo. Però il punto è che in questo contatto, in questa zona di contatto con gruppi molto diversi, con tradizioni anche religiose molto diverse, è possibile anche che esca fuori una nuova combinazione di sapori. Questo è patrimonio? Ma non so, certe persone direbbero di no. E questo è molto collegato anche con la, come dire, con l'identità politica delle persone. No? Uno che appartiene, per esempio, alla destra estrema non accetterebbe mai l'invasione, tra virgolette, no, della gastronomia italiana da, cibi nordafricani. Comunque il couscous, per esempio, è diventato una parte importante di certe cucine regionali italiane. Quindi per me considerare la cultura come un flusso, come un processo, ci costringe a pensare il patrimonio alla stessa maniera. E il problema attuale è che, siccome la conservazione del patrimonio è così legata alle attività burocratiche di organizzazioni internazionali come l'UNESCO,
è molto difficile immaginare che si possa cambiare le modalità della conservazione.